Ci troviamo a 30 settimane. Allorché viene fatta la diagnosi di ernia diaframmatica e si osserva la presenza di un'anomalia associata, che è un difetto del setto interventricolare, tenendo presente che la presenza di anomalie associate si verifica in circa il 40% dei casi. Per fortuna non avremo altre anomalie. Osserviamo un profilo regolare, osserviamo un cordone che ha tre vasi, osserveremo che le strutture che sono erniate nell'interno della cavità toracica sono rappresentate dal piccolo intestino e dallo stomaco, lo vedrete tra poco. Qui vedete lo stomaco che sembra ancora essere, tra virgolette, in sede. Ma andiamo a vedere tra poco, voi vedrete, eccolo qui, che una parte dello stomaco è in torace, in minima parte. Quello che osservate in grande quantità è rappresentato dal piccolo intestino. Quello che osservate abbastanza ben rappresentato è il polmone. In realtà lo stomaco è solo in minima parte presente nel torace, perché voi avete osservato quell'immagine che si può riportare al diaframma, in cui si vedeva che una parte c'era e una parte no. Poi qui vedete bene il torace, vedete bene la quattro camere, vedete bene il polmone di destra, ma l'attenzione mia è quella, guardate bene questo cuore, perché apparentemente vi sembra normale, faremo anche l'ecocardio che risulterà perfettamente regolare, tranne per la presenza di questo DIB. Qui vedi la mitralica che è regolare, questa è la tricuspide che è regolare. Tra poco vedi sotto, vedi il piccolo intestino. Qui a un certo punto vedrai che ci sta un DIB. Ricordatelo che tu, quindi, quando osservi il setto, se osservi un minus come lo vedi qui, devi centrare l'attenzione e poi lo vedrai che ci sta questo DIV sottovalvolare di circa 3 mm, quindi non in maniera, ecco qui, che ti viene mostrato, non in maniera minima. Chiaramente questo dato va segnalato anche al genetista, va segnalato al neonatologo. Qui voi vedete bene che l'interessamento c'è anche dello stomaco e anche, forse in piccola parte, anche del fegato, che sempre un poco c'è. Lo stomaco, ripeto, è anteriorizzato, quindi ci dice che l'interessamento è minimo. Un'altra cosa che ti voglio far vedere, quando tu vedi nel setto tutte queste immagini a mattonellina, ricordati che sono altri minuscoli piccoli DIV che si osservano. Naturalmente l'esame ecocardiografico è un esame più complesso rispetto a quello che usi normalmente, perché il cuore che è stretto ti rende più difficile l'osservazione. Ok? Qui si sta vedendo di nuovo il DIV, che vedrai adesso molto meglio in questa sezione qui. Vedi molto meglio, ma vedi una cosa importantissima, che l'aorta non è a cavaliere. È chiaro che nell'ambito, se la paziente opta per fare il cariotipo, bisogna fare uno studio molecolare e bisogna mettere tra le varie opzioni anche la malattia di George, la microdeletione del cromosoma 22. Devi andare a vedere con attenzione tutto il feto. Qui stiamo cercando, come al solito, di farti vedere le mani, che sono regolari e indica che non ci sta una brachidattilia, vedi molto bene il quinto dito che non è piccolo. Quindi in conclusione, la diagnosi talvolta viene fatta nel terzo trimestre, direi in una metà dei casi viene fatta nel terzo trimestre, addirittura qualche volta viene fatta dopo la nascita. Questo non vuol dire che sia sbagliata la diagnosi, ma che non c'erano quei segni come la destra posizione cardiaca o
un'anomala posizione cardiaca che ti potevano spingere ad osservarlo, ovvero che non erano ancora entrate all'interno del torace le strutture addominali, che sono entrate successivamente. Io ti ringrazio dell'attenzione.